Ciao ragazzi, benvenuti, buonasera. Ciao Ivan Drums, Da Skark, Stefano Ragni, Caius, Massimo Laudati, benvenuti. Un applauso a Da Skark che si è abbonato al nostro canale Twitch. Grazie mille. Un applauso per te. Ciao Daniele, benvenuto. Allora, questa sera, visto la carenza di valvole e la carenza e il prezzo della corrente in salita, faremo un mix in the box che quindi vi farà risparmiare non dovendo usare valvole o consumando corrente con i vostri outboard. Quindi diciamo un live mixing per risparmiare. No, sto scherzando, ovviamente. Come dico sempre, si possono ottenere ottimi risultati anche facendo un mix completamente in the box, quindi senza uscire, senza usare sommatore, un compressore esterno, un equalizzatore, eccetera. Quindi rimanendo all'interno della nostra DAW. E si può fare anche un mix che di solito viene considerato appropriato da fare in analogico, come può essere il rock blues. Quindi con tutti i nostri accorgimenti e sfruttando il nostro template andremo a fare questo mix che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua. Io ho già preparato le tracce, le ho importate nella sessione e assegnati, ho importato i bass del nostro template, quello che trovate sul nostro sito in vendita, e ho assegnato le varie tracce ai vari bus, eccetera, in modo da essere pronti a mixare. Ovviamente tutto adesso è bypassato completamente per farvi sentire com'è il brano. Le tracce sono così come sono, come le ho scaricate da Cambridge Music Technologies e potete scaricarle anche voi per esercitarvi sul mix. Il brano si intitola Upside Down di Mark Ellison. Quindi se volete uno degli ultimi caricati, lo trovate in alto, poi comunque vi metterò il link in descrizione su questo video che ripubblicherò subito stasera su YouTube. E niente. Andiamo a sentircelo. Allora, fermiamoci qui intanto. Mi sono dimenticato di dire una cosa, che la sigla iniziale, la nuova sigla, è di Ivan Drums, quindi un mega applausone a Ivan Drums. Fantastica. Grazie mille. E saluto chi è arrivato adesso, Nick Pianista, uomo, ciao. B.
Bib Mania, Davide, il maestro. Nick Pianista ha acquistato il nostro corso Pro Mixing Techniques 3 giorni fa ed è fantastico, grazie mille. Un applauso anche per te per aver acquistato il nostro corso. Che purtroppo non è più in offerta, però vedremo cosa ci riserverà il futuro. Allora, come stavo dicendo prima, questo brano, ho importato le tracce di questo brano così come sono, le ho solamente abbassate perché la somma andava in clip, quindi le ho abbassate tutte allo stesso modo, però ho lasciato le proporzioni, diciamo, che erano quelle che c'erano già. Quindi avete sentito che ci sono delle chitarre molto molto alte rispetto al resto. Forse è anche un po' l'intenzione quella di farle uscire di più. Però così il balance non è proprio ottimale. Ma noi cominciamo il nostro mix e man mano le metteremo a posto. La prima cosa che facciamo, come sempre, è quella di attivare il nostro mix bus, cioè i plugin che abbiamo già inserito sul mix bus, che sono già nel nostro template. Quindi abbiamo l'analog channel per dare un po' di saturazione, il NIV 33609 per colorare un po' il segnale, il PuigTech, che è un pultec che ci serve per darci già una smile Q, quindi un'enfatizzazione delle basse e una delle alte, un'enfatizzazione delle alte, l'inflator che ci dà un pochino di saturazione in più e il Pro L2 per trattenere i picchi. Poi c'è anche un SSL bus compressor che al momento è disattivato perché lo attiviamo strada facendo. Se volete potete copiarvi tutti i settaggi da qui oppure acquistare il nostro template dove c'è già tutto. Se vi manca qualcuno di questi plugin non vi preoccupate perché insieme al template c'è anche una versione che utilizza solamente plugin free oppure della vostra DAW. Quindi potete sostituire quello che vi manca con i plugin gratuiti. Ora sentiamo, come al solito, che cosa fanno questi plugin. Sentite che il suono è già meno sterile, diciamo. Questi plugin proprio ci servono per colorare, per avere già un imprinting del suono che vogliamo dare al mix. Poi, ovviamente, questa catena va customizzata di volta in volta, a seconda del genere che fate e del risultato che volete ottenere. Anzi, se volete, potete anche eliminare un plugin e sostituirlo con un altro perché a voi piace di più. Però questa è l'idea di partenza che già vi permette di raggiungere un buon risultato. Ora noi aggiungiamo proprio un plugin qui che è uscito da un po', però non l'avevo ancora utilizzato, che si chiama Pretube, è di Ascentize, di cui abbiamo già visto lunedì il The Room, quel plugin per togliere il riverbero in una registrazione. Questo plugin invece cosa fa? Cerca di imitare il comportamento di un preamplificatore a valvole e Ascentize ha utilizzato il machine learning per cercare di imitare il più possibile il comportamento della valvola. Ci sono tre modalità: Ghost, Hybrid e Vintage. Noi in questo momento usiamo Ghost e useremo anche un'impostazione abbastanza conservativa, proprio poco poco drive, ma poi sentirete che comunque la differenza c'è. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
Ok, sentite prima senza e poi con. Cercate di capire anche l'intervento sulla dinamica, cioè come interagiscono le tracce tra di loro e come si muovono in maniera diversa. Sentite che dà questa piccola saturazione, che dà un pochino di rotondità in più. Quindi, per questo genere, mi sembra appropriato, quindi lo terremo lì. Come avete visto ultimamente, sto utilizzando, di solito utilizzo il Pink 4, il pre di Acoustic Audio. In questo caso usiamo invece il Pre-Tube, che è una buona alternativa. Poi mettiamo, correggiamo un attimo la catena del mix bus duplicando l'inflator e portandolo dopo il limiter, che è un trucco che usiamo ultimamente, mettendolo a pochissimo, con pochissimo effetto, il 7%, però anche questo dà una certa rotondità in più al segnale. Proviamo a sentire. Ok, per il momento diciamo che la catena è questa e andiamo avanti. Ciao Mr. Titus, non ti preoccupare che dopo lo pubblichiamo subito su YouTube, quindi te lo puoi rivedere quando vuoi questo video. Ciao Francesco, ciao Bluesman, questa è la tua serata. Bibmania, sì, penso che useremo Rematrix con la nuova libreria gratuita che mi sembra molto adeguata, hai ragione. Stefano Ragni, bella marcia questa chitarra che interviene ogni tanto. Sì, avrà un fuzz, sì. Adesso è un pochino alta, poi dopo cerchiamo di riequilibrare un po' tutto. Ok, dai, andiamo a lavorare sulla nostra batteria, mettiamola in solo e cominciamo. Prima cosa da fare è attivare la prima parallel con il Puig Child, che ci dà un po' di volume in più, ma anche una colorazione aggiuntiva. Sentite prima senza e poi con. Se non avete il Puig Child, stesso discorso di prima. O usate un plugin free, come quello che usiamo nel template con i plugin free, oppure potete sostituirlo con un'altra emulazione del Firechild o con un altro compressore colorato comunque. Comunque i plugin della Waves li trovate spesso in offerta, quindi se vi manca il Firechild, quando lo vedete in offerta, il Puig Child, scusate, prendetelo perché è sempre utile. Allora, sentiamo un attimo questa cassa. Intanto ci sono due tracce di cassa. Una interviene solo in alcuni punti e l'altra è, diciamo, la cassa principale. Proviamo a aprire una channel strip sul canale della cassa. Vediamo di dargli un
po' più di rotondità. Proviamo quella di Focusrite e Plugin Alliance, che non la usiamo quasi mai, quindi vediamo un po' cosa fa. Allora, un po' meno incisiva della solita SSL che abbiamo sul template, che comunque ci teniamo sul bus se dobbiamo fare degli interventi anche generali a tutte le casse, perché adesso probabilmente andremo anche ad aggiungere un campione, ma questa channel strip gli dà un po' più di gommosità, direi. Sentite prima senza, poi con. Ciao Underground Core, se vieni lunedì parliamo un po' del nuovo Mac Studio, che la settimana scorsa ne abbiamo parlato ma non c'eri. Sì, Caius, è abbastanza trasparente, ma dà anche un po', come dicevo prima, quella gommosità sulle basse che secondo me sulla cassa ci sta. Ok, Underground Core, grazie, così ci dai delle informazioni corrette e aggiornate. Ivan Drum, state organizzando un weekend al mare tra di voi, grandissimi, grandissimi. Appena sarà possibile organizzeremo anche un incontro con Max da qualche parte. Magari una puntata live dell'Audio Nerd Show. Però aspetto a dirvi di più, perché ancora non sappiamo bene i termini. Ok. Allora, vediamo di mettere un campione per dare un po' di rinforzo. Quindi copiamo la traccia della cassa sulla traccia già presente sul template con il trigger inserito e andiamo a prendere un campione un po' inusuale che non usiamo spesso, come questo qua di questa libreria che si chiama Cult Drum Stacked, che se vi piace è in offerta tipo $10, una cavolata. C'ha diversi campioni, ma non solo, anche dei loop, tutto molto caratteristico. Adesso andiamo a vedere, a sentire qualche cassa. Proviamo la KG di 12. Regoliamo il range
non per dargli movimento, perché come al solito noi usiamo un campione sempre allo stesso livello in generi come questi, perché vogliamo che abbia sempre la cassa, sia sempre presente nel nostro mix. Quindi immaginatevi come se fosse compressa, però scegliendo la velocity adatta, siccome il campione cambia a seconda della velocity, potrete scegliere il suono che preferite. Ok, ora apriamoci la mandata al DBX 160 e al Devilock, che sono già sul bus della cassa. Sentite prima senza e poi con. Ok, anche questo ci dà un po' di presenza in più e anche un po' di spinta in più. Ora proviamo a dargli un po' di alte dall'SSL, che questo è più incisivo rispetto al Focusrite. Vi ricordo che nel template le frequenze sono già state selezionate per lavorare al meglio sui vari strumenti, quindi basta che utilizzate il gain delle varie frequenze ed è già tutto presettato. Ok, riapriamoci tutta la batteria. Allora, copiamoci nella traccia del trigger anche il rullante sopra. Prima andiamo a vedere quanto riusciamo a tirare fuori questo rullante con l'equalizzatore e magari col compressore. Attiviamo l'ambiente, che è un RMX 16 AMS di UAD, e anche la mandata al Devilock, che è al DBX. Stiamo prima senza tutte e tre e poi con. Ok, ora vediamo, gli aggiungiamo un campione anche qui, proviamo a usare quello della libreria Drum As You Are, ispirata al primo album dei Nirvana, non il primo scusate, il secondo album dei Nirvana, di Eat Sleep Drums, che non è proprio quella per questo genere, però la usiamo solamente come rinforzino. Anche qua linkiamo tutti i controlli dei vari campioni e annulliamo praticamente la dinamica.
non ci serve così alta, eh? Sentite che, anche se è molto bassa, dà un pochino di attacco in più e un pochino di ambiente in più. Sentite prima senza e poi con questo campione. Ora andiamo ad attivarci gli altri processori sul bus della batteria, quindi il Listen My Compressor di SSL, che però è in parallelo, vedete, al 20% appena appena. Cosa stavi ascoltando? Sono distorto? Il maestro, cosa ho detto sulla velocity? Ho detto che la annullo praticamente e lascio il campione sempre alla stessa velocity, perché in un genere come questo mi serve il campione per dare rinforzo, mentre il suono originale è più dinamico, il campione mi dà comunque un rinforzo e mi serve per far percepire sempre la cassa o il rullante, o i tom se ce n'è bisogno, all'interno del mix. Quindi voglio che quel campione sia sempre allo stesso livello. Poi con il range vado a cercarmi il punto, perché questi campioni reagiscono in modo diverso in base alla velocity, vado a cercarmi il punto in cui suonano come voglio io. Però vedi che il range minimo è 119, in questo caso è il massimo 119, quindi la cassa è ferma a 119, è sempre quel campione lì. Attiviamoci anche l'1176. E lo Xenon che ci serve per fermare i picchi del segnale. Allora, questo Charleston qua mi sta un po' rompendo le... È un po' troppo graffiante. Proviamogli a mettere un Sud. Mettiamolo anche sul gruppo degli overhead. Allora, qui pare che siamo in audience perspective, solito discorso. Gli overhead sono stati posizionati come se noi fossimo davanti alla batteria ad ascoltarla, quindi con il Charleston a destra, e di conseguenza portiamo il Charleston un pochino a destra. Ok, apriamo l'ambiente. Voglio dargli però un pochino di spinta in più, quindi aggiungiamo qualcosa sul bus della batteria, quindi proviamo con il NIV di Kit Plugins, preferito di Max. Proviamo a aprire un pochino le alte frequenze.
Vediamo se anche le basse, aprire un pochino anche le basse. Ecco, diamogli anche un po' di saturazione. Qui, selezionando mic o mic, come volete, al posto di line, possiamo tirare su il pre. E se mettiamo auto gain, contemporanea, il fader, vedete che va in giù, si muove, per tenere un livello più o meno costante di volume. Sentite la differenza tra line, quindi senza saturazione, e mic o mic con saturazione. Ascoltate il rullante. Un attimo che mi sono perso un po' di domande. Sono distorto, ho ascoltato Flume, l'album che ci hai consigliato. Figo, veramente figo. Charlie Charleston, ragazzi, va bene uguale. Ciao Sean Wave. Sin Wave, come ti chiami? Daniele, Andy, per il DBX hai un solo canale dove mandi sia rullante che cassa. Esatto, esattamente. Il canale è questo e vanno sia rullante che la cassa, in modo da dargli un po' la stessa colorazione, e in alcuni casi magari si sovrappongono, si potrebbero sovrapporre, ma questo crea interazione tra gli elementi. La stessa cosa vale per il Devilo, che è uno solo sia per il rullante che per la cassa. Andy, ma per il Black di acustica audio, come pacchetti di preamp per elettronica, cosa consigli? Perché ci sono almeno 5 library e non ne capisco nulla. Sono distorto. Allora, lo guardiamo insieme, magari lunedì, eh? Ricordamelo, perché sono veramente tante le librerie. Comunque, se hai tutti campioni, io cercherei qualcosa che colori un po'. Quindi un Neve oppure il, come si chiamano, quelli della EMI, il Chandler, anche quelli sono belli colorati. SSL è un classico, ma forse il Neve è un po' più colorato per se vuoi colorare dei campioni o dei suoni di Virtual Instrument. Infatti Bluesman usa il Germanium, che dovrebbe essere, se non ricordo male, un Chandler. Diamogli ancora una spinta in più, dai, a questa batteria. Quindi usiamo l'ML4000 con il nostro preset, no, non questo, ma quello multibanda. Adesso più o meno ci siamo. Sentite senza e poi con. Sentite senza tutta la catena sul bus della batteria. Senza le parallel.
Vedete quanta differenza può fare avere i processori giusti su un bus, così come sul mix bus, come abbiamo visto prima. Va bene, apriamoci anche il basso. Stiamo arrivando un po' troppo alti sul mix bus. Vi ricordo che qua abbiamo questo fader prima di entrare nella catena del mix bus, perché in Pro Tools si può fare questa cosa, ma se avete un altro programma basta mettere un gain plugin come primo plugin, è la stessa identica cosa. Però, come vi dicevo, questi plugin tipo l'analog channel e il 33609 mi servono solo per colorare. Invece entrando così alti stiamo già comprimendo. Vedete, non si muove tantissimo, ma qualcosa lo sta già facendo. Man mano che aggiungiamo gli altri elementi andranno a lavorare sempre di più. E noi vogliamo usarli solo per colorare. Quindi abbassiamo il fader prima di entrare nella catena del mix. Allora, occupiamoci di questo basso che non si sente. Copiamoci la traccia del basso su quella adiacente, che è già pronta nel template con il PSA1 SansAmp di Pro Tools. Se non avete il SansAmp, se non avete Pro Tools e non avete quindi questo plugin, potete usare quello di Nembrini Audio, dove dentro trovate anche i nostri preset. Ok, poi andiamo sul bus del basso e attiviamo i plugin. Il primo è lo Smooth Operator, che in automatico ci controlla le basse che risuonano troppo. Poi abbiamo un LA 2A per comprimere il basso. Riapriamoci la batteria e vediamo cosa fanno insieme. Ok, qui abbiamo anche un Pro Q3 per fare degli eventuali altri aggiustamenti, però io cercherei di dargli una spinta in più utilizzando sempre il kit plugins, il NIV di kit plugins. Anche qui attiviamo la saturazione e vediamo se riusciamo a dargli un po' di carattere in più. Ok, già più presente, ma diamogli anche un po' un'equalizzazione. Ok, ho sentito un gong, sarà questo qua, pazzesco. Cominciamo subito a abbassarlo un pochino. Ok.
Ivan Drums, ma ad un basso registrato già distorto andresti comunque di Saint-Saëns? Dipende, potrebbe essere. Lo potrei usare anche in parallelo o addirittura metterlo direttamente sulla traccia. Il Saint-Saëns sul basso è proprio la morte sua. Oppure, come dice Giovanni Ciocca, potrei usare un plugin dedicato, come può essere l'Ampeg di Plugin Alliance. A volte l'ho utilizzato, come avete visto, nel live mixing. Anche il saturatore SL non è male. Sì, è un'altra cosa, ma non è male. Ciao al Gucci. Benvenuto. Proviamo a aprire le chitarre, dai. Okay. Non si sentono. Tiriamole su di volume. Per il momento c'è una chitarra sola. Mettiamo l'LA3A come al solito, che ci serve un po' per dargli un attacco diverso alla chitarra e un po' anche per gestire il volume. Allora, qui abbiamo già attivato l'API 2005, che è sul gruppo delle chitarre, e l'ambiente, che è un Abbey Road Chamber, già tutte e due già nel tempo. Torniamo sulla traccia e mettiamo anche qui il Neve di Kit Plugins, cerchiamo di dargli un pochino di saturazione. Equalizziamolo anche un pochino. Siccome abbiamo un'unica chitarra, poi ci sarà anche la voce, la spostiamo un pochino dal centro, perché se no avremo la chitarra e davanti la voce, oppure cercano di andare in contrasto tra di loro. Quindi, per crearci anche spazio nel mix e per creare più interesse nell'ascoltatore, spostiamola un pochino. E siccome abbiamo già il Charleston a sinistra, spostiamola sulla destra, così cerchiamo di riempire un pochino il panorama stereofonico. Ok, a questo punto direi di accendere l'SSL Bass Compressor e vedere cosa fa. Sentite che incolla meglio le tracce tra di loro e tira su anche i transienti, perché abbiamo usato l'impostazione con l'attacco più lento e il rilascio più veloce. Questo fa in modo che il transiente scappi via dalla compressione e ci dà l'impressione di avere più attacco, tutto di avere più attacco. In più imprime lo stesso movimento a tutto il mix. Sentite prima senza e poi con. We'll be right back.
Senti Stefano Ragni, io di solito uso questo oppure quello di Pro Tools, l'Impact, oppure quello di PSP, il Bass Pressor, dipende dal mix. In genere di default utilizzo quello di UAD e se sento che per me suona bene lascio questo. In questo caso mi sembra che ci stia, quindi lascerò questo. Guarda, Ivan, il Sansamp in realtà può essere abbastanza conservativo, quindi sul basso, dare un pochino di spinta in più oppure stravolgere, quindi veramente lo puoi usare come preferisci. Ciao Studio Caino, benvenuto. Allora, qui abbiamo la new entry che sto utilizzando ultimamente, non è un plugin nuovo, ma non l'avevo mai usato. Quindi grazie Lello per avermelo consigliato. E questo plugin si chiama Dottor MS di Matthew Lane e serve per dare più spazialità al mix, ma a differenza degli altri plugin non lavora solo sul mid e il side. Attenzione che a primo sguardo questo plugin può spaventare, ma vi spiego come funziona, è molto semplice e i controlli, poi vedremo, sono praticamente ripetuti, quindi non lasciatevi intimidire dal layout, il plugin è molto semplice da utilizzare. A parte l'ingresso e l'uscita, che avete qua in alto, queste quattro sezioni che vedete praticamente si ripetono, solo che sono dedicate a cose diverse. La prima, che vedete in alto a sinistra, è dedicata al mid. Quindi qui possiamo solamente attenuare il mid. Ora prendete in considerazione solamente il potenziometro verde. Il side, che trovate di fianco, possiamo aumentarlo, quindi aumentare i side, quindi allargare quindi il segnale, oppure stringerlo. Poi abbiamo questi due campi inediti che non trovate in altri plugin, che sono Field e Focus. Come funzionano? Field prende le informazioni dei side e le riporta un po' nel mono. Aumentando questo depth che vedete qua, si ha l'impressione che il mix abbia più profondità. Zoom invece, che fa parte del controllo di focus, della sezione focus, prende degli elementi del mid e li porta nei side. Questo ci dà l'impressione di avere più dettaglio. Poi i controlli blu che vedete sono ripetuti, cioè sono un filtro, high pass filter e low pass filter con la resonance, che sono ripetuti su tutti i canali. Quindi se volete per esempio tagliare le basse dai side, potete farlo da qua. Poi abbiamo un delay che ritarda leggermente, non immaginatevi il classico delay plugin, ritarda leggermente i canali in modo da avere l'impressione di ancora di più di avere spazialità, però questo controllo lo utilizzerei solo se state facendo qualcosa su un singolo strumento, non sul mix bus. E poi avete questo feedback che praticamente manda il focus dentro il campo field. Però vi consiglio di utilizzarlo, se lo utilizzate, sul mix bus in modo conservativo. E sentite cosa fa. Thank you.
Sentite, prima senza e poi con. Fa qualcosa di simile a quello che fa il sommatore. Cioè, è come se, come si può dire, stacca di più gli elementi tra di loro, ma li sparge anche nel panorama stereofonico. Tutto sembra più largo, ma ogni strumento sembra avere il suo spazio. Risentiamo prima senza e poi con. Sentite anche i riverberi come prendono profondità. Sì, Bluesman non è economicissimo, però diciamo che fa una cosa unica, non ho sentito altri processori che fanno la stessa cosa. Quindi vi consiglio sicuramente di provarlo. L'Imager di Ozone non è proprio la stessa cosa. Fa anche quello lì un allargamento diviso per bande, però questo riesce a dare anche una profondità in più, è veramente efficace. E in un mix in the box io lo consiglio, sinceramente, sì. Stefano Ragni, possibile che per ogni live ti tocca spendere sempre soldi? È un po' la nostra malattia, guarda, che ti devo dire. Almeno sai dove spenderli adesso. Sì, Bluesman, gli Imager in casino le fasi, se si esagera. Qui vedi che siamo stati molto conservativi. 122 al posto di 100, 27, 9 addirittura lo zoom, proprio quasi niente. Però veramente fa la differenza. Ok, torniamo al nostro mix. Togliamo i solo, va. Vediamo se c'è qualche altro elemento. È la voce, ovviamente. Allora, torniamo dall'inizio. Allora, mettiamo i solo. Ci sono due voci, due tracce vocali. All'inizio ce n'è solamente una. Quindi cominciamo a aprirci i nostri processori. Le Q. E lo usiamo per tagliare le basse se serve per qualche altro intervento. I compressori, uno dietro l'altro, l'LA2A e l'1176, che ci servono anche per contenere la dinamica, ma anche per recuperare un po' di volume, in questo caso che è basso. Poi c'è Sut che ci serve per tenere sotto controllo i sibilanti. E poi abbiamo tutte le nostre mandate ai nostri effetti, quindi un Lexicon 480 in plate, quello di Relab, il nostro amatissimo Sunset Sound Reverb, Black Hole, che in questo caso non useremo perché è un riverbero molto lungo, adatto solo in alcuni generi e tipi di brani,
un Eco Boy stereo a ping pong, dove le ripetizioni si alternano tra sinistra e destra e sincronizzato col BPM, un H-Delay che fa uno slap back veloce e il micro pitch che è una specie di chorus e allarga un po' il segnale, quindi allarga la presenza della voce in tutto il panorama stereofonico. Cominciamo a attivarli e vediamo se vanno già bene così le mandate come sono nel template o dobbiamo ritoccarle. Ecco, il delay stereo lo abbassiamo, non vogliamo che si senta, però da tutto corpo insieme. Mentre alziamo un po' lo slap back che ci sta in questo genere. Ok, sentite senza gli effetti e poi con. Allora, qui c'è un duplicato della voce, c'è una, è stata doppiata. Per non lasciarla in mezzo così, proviamo ad aggiungersi un altro micro pitch, però uno diverso. Quello di Sound Toys, anche quello più semplice. Il Little Micro Shift. In modo da spargercela anche questa un po' nel panorama stereofonico. Vediamo dove interviene la seconda voce, qua. Look at what... Questo ci dà un pochino di spazialità in più e non lascia le due voci una sopra l'altra così. Sentiamo insieme il resto. Torniamo all'inizio. Sono distorto. Noi li regaliamo i plugin, però se tu sei a correre devi avere una linea affidabile, più di quella di Max almeno. Allora, sentiamo un attimo cosa fare su questi clap. A proposito, questa batteria è finta. Se non ci avete fatto caso, ve lo dico. Perché non ci sono rientri. Sentite sul rullante, ad esempio. Non c'è nessun tipo di rientro, quindi la batteria è finta. Però cerchiamo di dargli un po' di un sound come se fosse una vera batteria. Allora, questo clap mono è propriamente mono, è un po' spostato a sinistra, però cerchiamo di enfatizzare la stereofonia. E usiamo quello di Ozone, dai. Ma usiamo quello gratuito. Che va bene qui. Ecco. Weed allarga un segnale che è già abbastanza stereo. Mentre se volete creare proprio un effetto stereo da un segnale mono o da uno come questo che è stereo ma non più di tanto, usate Stereoize, questa funzione qua.
Così l'abbiamo fatto diventare stereo. Sentite prima senza e poi con. Ok, sentiamolo insieme al resto. Sentiamolo. Ha un po' troppo attacco questo clap. Proviamo a usare l'impressor, il nuovo compressore di PSP. Togliamo l'auto gain, rallentiamo l'attacco. Allora, qui non mi ricordo chi l'aveva detto prima, potremmo utilizzare Rematrix con la nuova libreria gratuita di Sabino. Quindi facciamo una nuova mandata qua sul bus della batteria. Chiamiamo Drum Ambient 2. E vi ricordo, quando fate una nuova mandata, di assegnarla al mix bus o al bus che volete, perché di default, se non l'avete segnato nel progetto, non va al mix bus. Quindi non passereste dalla nostra catena. Ora inseriamo Rematrix e andiamo a prendere un preset della nuova libreria gratuita, vi ricordo, Black Star. Prendiamo il primo, che potete utilizzare anche se non avete Rematrix, perché c'è il player gratuito, quindi potete scaricarvi la libreria con il player gratuito e funziona tutto. Avete delle funzionalità limitate, ma comunque vi permettono di utilizzare questi ambienti, che sono molto belli. È uno studio di qua di Milano, che si chiama Black Star, appunto. Ok, facciamolo uscire un po' di più questo riverbero, comprimiamo il ritorno. Usiamo il purple audio, dai, per cambiare. Mettiamolo in modalità all-in con tutti i tasti schiacciati. Sentite la batteria con prima senza e poi con Rematrix. Allora, un attimo. Eccolo qua. Adesso abbiamo anche esagerato, con la compressione. We'll be right back.
insieme al resto. Grazie Guitar Man Italy per esserti abbonato, un applausone per te, grazie mille. Sì, Nick Pianista, comprimo il ritorno dopo praticamente il riverbero. Dopo il riverbero ho messo un compressore, in realtà in Rematrix c'è già un compressore, se vuoi puoi tweakare questo, ma ho preferito mettere un riverbero esterno per avere più controllo e per scegliere quello che volevo. In questo caso il Purple Audio, che è un 1176 che suona un po' più aggressivo, un po' più moderno, con l'all-in, quindi tutti i tasti schiacciati, in questo modo si comporta in un modo un po' strano, non prevedibile, ed ha proprio questo tipo di sound qui. Se non avete quello, questo è quello di Pro Tools. Quindi se non avete questo, c'è anche una versione di Plugin Alliance. Ciao Daniele, poi puoi vedere il resto su YouTube se vuoi. Allora, vediamo che altri elementi abbiamo lasciato fuori. Ah, le famose chitarrone. Che adesso non sono più così alte. Quindi intanto sentiamo cosa fanno. Ha ragione Stefano Ragni, sono delle chitarre fazzose. Sono identiche. Ecco. Siccome sono identiche, adesso io se le panno tutte, una tutta a sinistra e l'altra tutta a destra, probabilmente la sentirò praticamente centrale. Più o meno. Allora, cominciamo a dargli un po' di volume. Copiamoci l'LA 3A. Vediamo cosa fa. Sta comprimendo troppo. Mi serve solo per dare un disegno diverso all'attacco. Non è che lo voglio contenere il suono con l'LA 3A. Ok. Ora copiamoci anche il kit plugins. Sentiamolo solo da una parte, va. Vediamogli. Però siccome ho già una chitarra a sinistra, questo lo voglio mettere un po' più a destra. Siccome è stata doppiata troppo fedelmente, come vi ho detto altre volte, quando doppiate una chitarra magari sarebbe meglio cambiare un elemento della catena, come può essere la chitarra o l'amplificatore o la cassa, o se non potete cambiare, se avete solo una chitarra, un amplificatore e una cassa, cambiate la posizione del microfono, cambiate il microfono, introducete comunque una variazione. Se non avete niente di tutto questo, cambiate pick up piuttosto, o mettete un pedalino diverso. In questo modo creerete più diversità tra sinistra e destra, la chitarra sembrerà ancora più larga. Ora proviamo invece noi a mettere qua sulla sinistra il reel ADT di Waves mono. Che questo dà una variazione dell'intonazione e del timing. In questo modo sembreranno più due chitarre distinte. Togliamo
la sorgente. Vediamo così come suona. Ok, già meglio. Sentiamo insieme il resto però. Allora, diamogli un po' di ambiente in più. Mandiamo anche questo a Rematrix. Quando volete far sentire una chitarra di più, cioè più massiccia, il segreto è l'ambiente. E la mandiamo anche un po' al delay stereo della voce. Van Drums, il fatto di aggiungere variabili può aiutare anche per la monocompatibilità, perché se hai delle chitarre identiche, quando si sommano provocherai delle cancellazioni di fase, e siccome non sono proprio uguali, sono suonate in modo diverso, cioè hanno un timing diverso, la cancellazione sarà anche in alcuni punti di più, in alcuni punti di meno. Quindi invece, avendo due suoni distinti, hai due suoni distinti che si sommano uno sopra l'altro. Ci sarà sempre un po' di cancellazione, però meno evidente. Sembrano pure un po' false, dice Bluesman. Sembra quasi un basso. Potrebbe essere una chitarra baritona, potrebbe essere un fuzz con l'octaver, qualcosa c'è. Torniamo un attimo dall'inizio. Ok, il tonal balance ci dà l'ok, siamo dentro la nostra linea verde. Andiamo un attimo a sentire qua cosa succede con i You may be king, but we are on the... Allora, qui ci sono due synth stereo. Uno e due. Che però sommandoli sembra di avere un segnale centrale praticamente. Spostato a sinistra, non è mono, però se vogliamo enfatizzare questa cosa dello stereo, spostiamole, uno tutto a sinistra e uno tutto a destra. In questo modo abbiamo due segnali mono. Sono sballati di volume, ma adesso li regoliamo. Sentite la differenza tra così e come erano prima. Così. Così abbiamo un segnale centrale con un ambiente stereo o degli effetti stereo. Così invece abbiamo un segnale stereo.
che ha proprio elementi diversi tra sinistra e destra, e questo ci porta ad avere un'impressione di avere un panorama stereofonico più largo. Poi diamogli il nostro ambiente, l'X480 già nel template, e comprimiamolo un pochino con il Listen Mic Compressor, che anche questo è già nel template, nel gruppo delle tastiere. Sentiamolo insieme al resto. You may be king, but we are undone. You may be king, but we are undone. Anche questo ha un pochino di attacco esagerato. Usiamo l'impressor anche qui. You may be king, but we are undone. You may be mine, but we take on the ground. You may your time. Vediamo dove sono i cori. Allora, ci sono dei cori, quindi copiamoci la catena che c'è sul mix bass, scusate, sul bass delle voci, anche sui cori, e mandiamolo al riverbero già pronto, che è il Sunset Sound. Questo secondo me sui cori è proprio la morte sua, perché quel suono che abbiamo proprio nella testa anni 60-70. Almeno che ho io nella testa. E secondo me ci sta benissimo. Allora, spostiamolo un po' a destra, questo coro, che è unico, è mono, anche se sono più voci. Ma così apriamo un po' il panorama stereofonico. Apriamo un pochino le alte, mettiamo un equalizzatore, mettiamo il Massive Passive, la versione da mastering, equalizzatore valvolare passivo, per intenderci, che usa la tecnologia del Pultec, ma con molte più frequenze e molte più bande a disposizione. Sentite come interviene, eh? Prima senza e poi con. Usato solamente un pochino di boost e i filtri attivi sulle low pass e l'high pass filter, che il low pass addolcisce un po' la parte più alta, i piatti per intenderci. L'high pass invece fa anche un bump che aiuta la cassa ad uscire meglio. Look at why.
Grazie Ivan, sei troppo gentile. E questo secondo me è uno degli equalizzatori più belli che ci sono in digitale. Quindi se avete la UAD è uno di quelli da mettere in conto di acquistare. Va bene ragazzi, io direi che per stasera ci fermiamo qua. Siamo andati anche un po' oltre al solito. Ah, non vi ho detto una cosa, che lunedì regaleremo una licenza del dottor MS di Matthew Lane. Quindi non mancate, sono distorto, cerca una connessione veloce perché ne vale la pena, insomma. Comunque ci vediamo con Max per l'Audio Nerd Show e spero di trovarvi tutti lì. Ciao a tutti ragazzi, buona serata e ci vediamo lunedì o ci vediamo su Instagram nelle nostre dirette ormai che facciamo anche lì un po' più amichevoli. Ciao a tutti e buona serata ragazzi.